purtroppo tanti tanti cittadini hanno perso fiducia nella classe politica, hanno perso fiducia in tante forme anche organizzative e economiche, perché hanno visto una corruzione diffusa veramente grave e proprio di marcio. Un attacco diretto alla corruzione della politica e l'invito a tutti, le categorie economiche in platea, ma anche ai cittadini, a non perdere fiducia, a non lasciare che le tenebre offuschino lo sguardo verso la luce. Il vescovo Antonio Matiazzo ha preso la parola oggi in Camera di Commercio al termine di una mattinata di interventi. È vero che c'è anche chi non si comporta bene, ma allora che cosa fare? Bisogna cercare anche queste persone di aiutarle. Ecco, questo secondo me è il messaggio cristiano del Natale. All'indomani dell'annuncio di una nuova ondata di profughi in Veneto, 500 solo a Padova, vescovo e prefetto hanno invitato la città ad avere fiducia nelle istituzioni che stanno cercando di gestire il fenomeno. Entrambi hanno fatto leva su intelligenza e coscienza come uniche armi da usare per costruire una città migliore. Ci sono aziende e persone che hanno i soldi in banca e milioni di euro. Allora, verrebbe da dire, no? Perché questi qui non mettiamo a disposizione come capitale sociale per creare posti di lavoro? Secondo me sarebbe una cosa grandissima. Noi abbiamo tempi difficili, abbiamo trascorso, probabilmente avremo ancora delle difficoltà, però io penso che se si fa leva sul valore di ognuno di noi, di ogni singolo padovano, allora probabilmente tutto sembrerà meno difficile.